Ciao a tutti, allora sono le 9 meno un quarto di mattina, io sono già sveglia da un bel po', come vedete sono fasciata e sono dovuta andare al pronto soccorso perché quel bel cane che c'è sempre qui dietro di me oggi ha ben pensato di attaccarmi, quindi mi ha masticato tutto un braccio, un dito, una coscia. Fortunatamente al dito è bastato mettere dei cerotti da sutura, non ha avuto bisogno di punti. E niente, adesso valuteremo la situazione perché se lo rifà, e adesso scatenerò l'inferno di parecchia gente, ma non me ne può fregare di meno. La prossima volta che mi attacca, vado al veterinario, punturina, piango e ciao pongo. Perché io ho sempre detto che cani cattivi non ne voglio. Questo giro c'è solo un attenuante, che c'erano le cagnette in calore, quindi non vorrei che abbia l'ormone violento. E questa volta gliela buono, la prossima piango quello che ho da piangere, ma lui finisce sotto 2 metri di terra. Questo per intavolare il discorso, cosa ne pensate di tutta questa ambaradan che salta fuori, che i cani grossi, Pitbull, Rottweiler, attaccano, sono cani aggressivi? Beh, io vi posso garantire, ho avuto un Pitbull, non mi ha mai morsicato. Un Parson Russell qua dietro, un nano maledetto, oggi mi ha sbranata. Ma voi non avete idea della potenza che ha quel gnomo maledetto che c'è dietro di me. E poi, parliamoci chiaro, cercava anche di prendermi in faccia. Mi sono dovuta mettere in piedi e ogni colpo un cadavere, eh? Dove riusciva, morsiccava, è riuscito a prendermi la mano. Io ho un dito lacerato. Quindi a me che mi veniate a dire che i pitbull sono cani cattivi o i classici, o tutti i cani Rottweiler, Doberman, pastore tedesco, i classici cani da guardia che vengono dichiarati cani pericolosi, allora io ho avuto sia il pastore tedesco che il Rottweiler che il pitbull. Il pitbull era una pantofola. Il pastore tedesco non ha mai fatto niente a nessuno. Il Rottweiler del mio ex non ha mai tirato fuori una volta i denti, quindi sono stata attaccata da un nano malefico. Allora, boh, secondo me non è tanto la razza del cane, ma è proprio un discorso di come il cane viene cresciuto. Io quando ho preso Pongo avevo 1 anno e mezzo. Ho chiesto se Pongo l'aveva prese. Mi è stato detto di no, che non l'hanno mai picchiato. Io sinceramente, per carità, si vede che allora è un problema del cane, ma non ci credo troppo. Perché comunque un cane che per una sberla sul sedere, non parliamo di maltrattamento animali o di malmenamenti, perché io e i miei cani io gli do le sberle sul sedere come si fa con i bambini. O uso lo straccio da cucina, o Madonna mia che manovra, o come si chiama? La bottiglia di plastica vuota, non piena. Quindi non è che i cani li massacro di botte. Questo stamattina ha ben pensato per uno schiaffo sul sedere, perché stava facendo la marachella, di rigirarsi. Quando si è rigirato, giustamente ne ha preso un altro. Da lì è partito come un indemoniato. E poi sono partita io, però l'ho semplicemente schiacciato a terra, preso per la collottola e buttato fuori di casa, perché mentre io lo tenevo giù, vi dico che è dovuto arrivare il mio compagno, gli ho detto prendi sto cane perché l'ho buttato giù dal letto e è tornato su e ha ricominciato. Allora mi ci sono sdraiata sopra che non si potesse muovere, bloccato qua sulla collottola al collo, fermo schiacciato lì, gli ho detto prendilo e buttalo fuori perché sennò lo ammazzo. E vi posso garantire che in quel momento, per quanto io voglia bene a quel minchione lì dietro, l'avrei ammazzato. Perché se devo scegliere tra me e lui, si chiama istinto di sopravvivenza. Preferisco passare per una cattiva con gli animali che farmi masticare. Perché adesso lo so io cosa ho a sto dito che mi batte come se non ci fosse un domani. Ho rischiato di dovermi mettere dei punti e forse mi è andata anche bene perché potevo anche peggio, nel senso ho una coscia bucata, ho l'avambraccio che è tutto un colabrodo, ma trattato proprio come una pannocchia, ta 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 ta. Però lo può ancora raccontare.
se davo retta al mio istinto animale come il suo, non lo raccontava più. Quindi a me non mi venite a raccontare che i cani grossi sono pericolosi, perché io il problema ce l'ho col cane piccolo, e i danni che mi ha fatto lui, che è piccolino, io non li ho mai avuti in 40 anni di vita, avendo sempre avuto cani grossi. Quindi questo era quanto. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vado a far colazione col mio dittino monco, avevo il terrore che mi mettessero i punti, poi fortunatamente mi è passato a mettere i cerotti da sutura. Più che altro avevo paura perché mi hanno detto che quando ti fanno la puntura per l'anestesia, quella fa malissimo. Ho anche piantato una parolaccia quando mi ha versato il betadine, che non me l'aspettavo che bruciasse, vabbè, se no non sarei io. E niente, buona giornata a tutti, la mia oggi è cominciata così. Ciao.